Amici di Seli, bentornati. Senigallia, nazionale 4-20, la nazionale più importante dell'anno. Si chiude la fase di qualifica qui, da questa nazionale, insieme alla ranking della Federazione Italiana Vela, devono uscire fuori i selezionati per rappresentare l'Italia ai campionati mondiali negli Stati Uniti, europei in Portogallo, al campionato mondiale youth della World Sailing, quello dove sapete abbiamo vinto già da 2 anni consecutivi la Nation Trophy come nazione italiana. Quindi c'è una febbre di risultato, un'attesa spasmodica. Ieri, vedrete poi le immagini sul nostro speciale, vento forte, tanta onda, giornata da tregenda con 3 prove, oggi giornata conclusiva con vento che faticosamente sta entrando adesso, una termica qui a Senigallia, tra poco la partenza della 4ª prova, non si sa ancora se sarà l'ultima di questa nazionale. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto, quindi il momento è di quelli importanti, ci sono 78 barche iscritte a questa nazionale, si corre senza batterie, quindi tutti insieme, una 70ina di barche sulla linea. Ieri, come vi ho detto, giornata di vento forte, soprattutto tantissima onda che ha messo in crisi più di un equipaggio, e il risultato è stato una 20ina di ritirati già dopo la prima prova, che è stata la più dura peraltro, perché poi lentamente il tempo è migliorato, il vento è leggermente calato. Non era tanto il vento che era sui 20 nodi, il problema è 18-20 nodi, ma l'onda che era veramente tanta. L'abbiamo raccolto queste testimonianze dagli stessi velisti che abbiamo sentito in banchina, è uno dei contributi delle clip che potrete vedere di questo speciale dalla Nazionale 4-20 di Senigallia su Seili. Attenzione, intanto c'è una barca, lo vedete, 5-6-6-4-3, che è decisamente fuori dalla linea in questo momento, e ecco che infatti sventa la randa e fa marcia indietro. Anche un'altra barca era fuori. Ieri 2 richiami generali nella 3ª prova, alla fine è stato necessario partire con bandiera nera. Vediamo dalle immagini di Alessandro Cece dell'esterna 1 di Seili, ultimo minuto che scatta in questo momento qui vicino alla partenza. Vediamo Demetrio Sposato e Gabriele Centrone, poi vediamo anche che sono del club velico Crotone, ma vediamo anche del 3V, c'è Gabriele Romeo e Giulio Tamburini che sono proprio vicino alla barca Comitato. Diciamo che qui c'è un gruppo di barche abbastanza forti e competitive, bisogna vedere se questa strategia di partire così vicino alla barca Comitato funzionerà e soprattutto quanto riusciranno a partire lanciati. C'è ancora una parte della flotta che è oltre la linea, sicuramente in questo momento sarebbe molto probabile un richiamo generale. Vediamo come va a finire, continuano a spingere in avanti, intanto qua dietro disperate manovre di marcia indietro, fischietti della giuria, attenzione, ultimi 10 secondi. Niente, partiti in questo momento, ma penso inevitabile il richiamo generale. Vediamo cosa decide la giuria. Eccolo qua, lo vedete, il primo ripetitore che sale sulla barca Comitato, e quindi richiamo generale inevitabile. Avevamo visto partire bene anche Riccardo Sepe e Tommaso Iacchia del 3V. Parte l'avvertenza, quindi richiamo generale a tra poco con un'altra partenza, ma sono momenti concitati, momenti ovviamente insomma in cui l'attesa è tanta, perché vi ricordo la classifica di questa nazionale. Abbiamo in testa dopo 3 prove Tommaso Cilli e Bruno Mantero dello Yacht Club Sanremo con 2 primi e 1° posto nella giornata di ieri. Secondi sono Andrea Abruzzese e Fabio Boldrini di Loano, Club Nautico Loano, che sono poi i leader invece della ranking list nazionale di cui parliamo dopo, perché è quella decisiva per le qualifiche che vi dicevo di mondiale ed europeo. Al 3º posto qui a Senigallia dopo 3 prove Mattias Menish e Nicolas Stark di società velica Barcola Grignano, i triestini della Barcolana. Al 4º posto Tommaso Salvetta e Giovanni Sandrini, fraglia della vela Riva del Garda. Quinti Gabriele Romeo e Giulio Tamburini del circolo velico 3V, del centro velico 3V, così come i sesti Riccardo Sepe e Tommaso Iacchia. Poi 7º Demetrio Sposato e Gabriele Centrone, abbiamo detto club velico Crotone. 8º posto per la prima coppia mista, Demi e Kevin Rio della fraglia vela Malcesine. E 9º posto Francesco Cricchiutti, Francesco Ripandelli, sono altri triestini della società velica Pietas Giulia.
e decimo posto per Arianna Passamonti e Giulia Fava, Nauti Club Castelfusano, primo equipaggio tutto femminile. Anche qui c'è tanto da decidere, tanto da stabilire ai fini della classifica. Aspettiamo la prossima partenza. Vedete dall'inquadratura di Alessandro questa barca che è, insomma, palesemente molto riparata, l'avrete vista o la vedrete dalle immagini che abbiamo registrato ieri in banchina, e nel rientrare ieri in banchina sulla spiaggia, anzi l'entrata proprio dopo gli scogli, è stata presa in pieno da un'altra barca che ha preso un'onda, non l'aveva vista e ha fatto un bel buco. Però bravi, 56-070, sono ripartiti lo stesso. Oggi era difficile immaginare di partire per questa regata, invece loro lo hanno fatto. Allora, manca poco al segnale dell'ultimo minuto. Come vedete dalle bandiere c'è la bandiera nera, quindi si parte subito dopo un richiamo generale con bandiera nera. D'altra parte non si può aspettare, non vuole aspettare la giuria. Il vento ci ha messo tanto a stendersi, è un vento termico leggero, ancora abbastanza bucato sul campo di regata, quindi è importante, fondamentale fare questa partenza in maniera regolare. Nuovamente i migliori schierati, li vedete adesso dall'inquadratura, li vedete con la pettorina rosa, fucsia, proprio Tommaso Cilli e Bruno Mantero, che sono i leader della classifica di questa nazionale dopo la prima giornata. Ma sulla linea di partenza vediamo Arianna Passamonti e Giulia Fava che urlano, indicano, davanti a loro c'è Francesco Cricchiutti e Francesco Ripandelli, scusatemi, della Pietas Iulia. Sono un po' tutti qua perché evidentemente sotto proprio alla giuria, ecco qua. Niente, ho ancora intelligenza. È la terza partenza, terzo tentativo. Sono le 13.40 di questa domenica 10 giugno. Il vento nel frattempo si è steso, questa termica locale adriatica arriva a sfiorare gli 8-9 nodi, possiamo dire, quindi una buona situazione per i velisti che hanno atteso tanto tempo, ma finalmente almeno una prova si farà. E ricordo, il programma ne prevede tre. L'ultimo orario per la partenza possibile di questa prova, di questa giornata conclusiva, sono le 16, quindi è probabile che vedremo qualche altra regata. Ma seguiamo questi ultimi decisivi momenti di questa partenza. Ve l'abbiamo detto, è una nazionale dove conta vincere la nazionale, ma soprattutto contano i punti per il piazzamento ranking che assegna posti ai grandi eventi internazionali della classe. Ci sono in palio, ultimo minuto, intanto l'avete sentito, ci sono in palio 6 posti assoluti, che significa indipendentemente dall'età, per il mondiale negli Stati Uniti, altri 6 assoluti maschili e 6 assoluti femminili. Poi ci sono sempre per il mondiale in America 3 posti under 17 per i maschi e 3 posti under 17 per le donne. Saliamo un pochino con la prua, poco poco, e 2 altri posti, una sorta di repechage finale, verranno assegnati in extremis, il settimo posto maschile e il settimo posto femminile, domenica prossima, sabato e domenica prossima, in un'altra regata nazionale 4.20, che sarà un po' così, ripeto, una sorta di ripescaggio di queste selezioni, di queste qualifiche. Poi per l'Europeo in Portogallo i primi 7 under 19 maschili e femminili e i primi 3 under 17 maschili e femminili andranno in Portogallo per il mondiale. Partiti in questo momento, penso di poter dire che la partenza sia regolare al netto di qualche richiamo individuale al pin, ma per ora non ci sono segnalazioni sulla barca comitato, quindi sono partiti finalmente bene, e quindi inizia questa quarta prova della nazionale 4.20 di Senigallia. Ne abbiamo parlato tanto già dal nostro speciale a Formia, la classe 4.20 e l'importanza che ha questa classe nel panorama della vela giovanile, in un momento particolarissimo della vela giovanile, il dopo Optimist, il prima delle vele olimpiche, delle classi olimpiche, quindi un momento davvero nevralgico, un'età decisiva, un'età delicatissima, si va dai 14 ai 18 anni, quindi davvero un momento importante. E in questo speciale da Senigallia, intanto ci sono delle belle raffiche di vento stese proprio in questo momento sulla linea di partenza, nella zona della partenza. Vedete la flotta dove si cerca e si battaglia per uscire dai rifiuti di questo momento in cui tutti sono naturalmente ravvicinatissimi per trovare lo spunto giusto, avvantaggiarsi verso la boa di Bolina. Il percorso di questa prova è stato volutamente accorciato rispetto alle prove di ieri, quando c'era
tutto quel vento e quel mare. È un percorso di mezzo miglio di lato questa prima bolina, si vede, si intravede forse dalle immagini di Alessandro Cece la boa gialla di Bolina, nascosta per la verità in questo momento da una barca. Ma comunque vi dicevo, poi per concludere il discorso che si faceva sulle qualifiche, c'è anche in palio due posti che forse sono quelli un po' in qualche modo emotivamente i più ambiti, perché veramente capita di rado nella carriera di un giovane velista. Il primo maschio, il primo equipaggio maschile under 19, il primo equipaggio maschile under 19 da ranking FIB delle regate nazionali 4 e 20, saranno selezionati. Poi ci sarà anche la possibilità per la federazione, per lo staff tecnico giovanile della federazione, di fare un'eventuale contro osservazione, ma insomma saranno selezionati per partecipare al mondiale Youth World Sailing, il grande mondiale giovanile della vela, che è un po' il fiore all'occhiello per tante nazioni, lo è in particolare per l'Italia. Abbiamo già detto che lo abbiamo vinto per ben 2 volte nell'ultimo biennio, abbiamo vinto 2 volte il Nation Trophy, che è la speciale classifica per nazioni. Bellissima questa immagine, tutta la flotta è schierata, la maggior parte dobbiamo dire sono con mura a sinistra, vuol dire che probabilmente c'è il bordo di avvicinamento con le mura a sinistra, anche se però tutti vengono sulla destra del campo di regata. Eccoci sulla boa di Bolina, è una bolina bellissima, vedete dalle immagini tutta la flotta estesa sull'intero campo di regata, praticamente sulle due ley line. Guardate che ci sono tante barche, lo vedete, un terzo almeno della flotta che è andata a fare la virata direttamente sulla boa che invece è la boa di Lasco, cioè la boa 2 del percorso. Quindi significa che la ley line di sinistra è qua, così lontana, mentre un'altra parte della flotta ha bordeggiato, e la vedete adesso dall'immagine, all'estrema destra di questo campo di regata, di questa prima bolina, e pochi hanno invece scelto di stare nel mezzo. Però alcuni di quelli che hanno scelto di stare nel mezzo sono sicuramente tra i primissimi, e li vedremo tra poco transitare sulla boa di Bolina. Vedremo poi anche di chi si tratta. Vira 56078, perché non era in ley line. Attilia, Sofia Attili e Francesca Campri del 3V sono 23esime in classifica generale, quindi una bolina abbastanza a sorpresa per il momento per quanto riguarda i piazzamenti. Vediamo chi sta girando. Riesce a fare la boa 56644, Giulia Sepe del 3V con equipaggio misto. Giulia Sepe prima in questa prima bolina, seguita da 576, che è Francesco Cricchiutti, che invece è ottavo in nono in classifica. Poi passa Arianna Passamonti, no, non era Arianna, ma comunque eccoli qua, sono tutti adesso sul traguardo, sulla prima bolina. Noi cerchiamo adesso di seguirli verso la boa di Lasco, ma piano 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 piano, andiamo piano. Passa adesso con la pettorina fucsia l'equipaggio leader della classifica, Tommaso Scilli e Bruno Mantero. Andiamo alla loro velocità, lungo questo lato, capito? Anche perché incrociamo delle barche che vengono di Bolina. Bellissima questa inquadratura, sono tutti dietro di noi, lo vedete, guardate, ci passano alla nostra destra Gabriele Romeo e Giulio Tamburini. Dobbiamo orzare un po', dobbiamo orzare le basta, basta così, basta così. Bellissima inquadratura di Alessandro Cece, e qui si poggia e si orza a volontà per sfuggire al marcamento. Siamo passati, già sono una ventina di barche che sono passate, siamo a metà flotta per così dire. Spettacolo, perché questo è il punto chiave di questa barca, lo spettacolo, il divertimento, l'adrenalina. Barca veloce, barca agile, barca giovanile ma alla fine per tutte le età. E lo vedete dall'immagine, la flotta è tutta ravvicinatissima, quindi tutto può accadere nello svolgersi del percorso. Ci sono barche che ancora vengono di Bolina con mura a sinistra su questa ley line, mentre molti stanno scegliendo anche di strambare mure a sinistra per andare a cercare fortuna sulla sinistra di questo lato di poppa. La boa di poppa è quella arancione, è un cancello in realtà, vedete ci sono due boe arancioni sulla prua del nostro gommone, e quindi è una poppa in cui fare il bordeggio è altrettanto se non più importante che fare velocità.
e dobbiamo dire che Tommaso Cilli e Bruno Mantero con la pettorina fucsia erano passati intorno al 12ª posizione, ma adesso sono già nei primi 5, quindi un paio di spallate per loro e hanno già riportato e hanno già guadagnato parecchie posizioni. Ma è molto bello davvero vedere lo spettacolo della flotta adesso, guardate, con tutti gli spinnaker arriva, dietro di noi ci sono alcune barche, insomma abbiamo visto che in testa c'era Giulia Sepe del 3V, che non è nei primi 30 di questa classifica della nazionale, ma con Federico Romeo sono 43esimi in classifica dopo tre prove, con un 28, un DNF e un 31 ieri. Però davvero gran colpaccio questa prima bolina con il passaggio in testa alla quarta prova di questa nazionale, un momento sicuramente da ricordare. Sono equipaggi giovani, tra l'altro un equipaggio misto, nomi che nel 3V abbiamo già sentito spesso. Andiamo alla boa di poppa, al cancello.